Buongiorno a tutti da Ankara, anche qui ci troviamo in casa in quanto la maggiore preoccupazione di tutti e anche del governo HPP, del presidente Erdogan, è quella di contenere l'espandersi della pandemia di coronavirus. Soltanto ieri si sono registrati 96 deceduti per un totale di 908 a livello nazionale dall'inizio dell'epidemia. 4.056 soltanto ieri sono i casi positivi, per un totale di circa 43.000, a fronte di circa 30.000 test effettuati quotidianamente, che porta appunto il numero di test a circa 288.000. Il dato positivo è che 2.142 sono i guariti, mentre 1.552 persone sono in terapia intensiva. Certamente sono dei dati in crescita che fanno preoccupare. Il governo Erdogan ultimamente ha applicato nuove misure di contenimento che riguardano il divieto ad uscire per le persone gli anziani dai 60 anni in su, ma anche per i giovani fino ai 20 anni. In diverse situazioni si è applicata la modalità di smart working e di distanziamento sociale, ma altrettanto efficaci sembrano essere le misure di sostegno alla popolazione. Una delle pratiche, good practice, più diffuse è quello del offrire mascherine gratuite ai cittadini, tant'è vero che il presidente ha deciso che per ogni cittadino turco verranno distribuite circa 5 mascherine settimanalmente direttamente tramite servizio postale a domicilio. Inoltre la vendita di mascherine è vietata anche all'interno di supermercati e altri negozi. Queste sono le maggiori misure prese a livello sociale. Ulteriori sono le riforme che sono state applicate anche all'interno del settore della giustizia, in cui l'emergenza coronavirus sta riscaldando gli animi per timore che la pandemia avvenga e i contagi avvengano anche all'interno delle carceri, dove ricordiamo che si registra un gran numero di detenuti per diversi motivi, e per cui è sotto approvazione parlamentare il rilascio di detenuti accusati di reati minori. Dal punto di vista diplomatico e di politica internazionale, continuano gli sforzi di Ankara per il pattugliamento congiunto con la Russia nello scacchiere medio orientale, particolarmente nello scacchiere di Idlib in Siria, mentre d'altra parte si registrano grandi e importantissimi sforzi di diplomazia umanitaria che ha registrato appunto la consegna di materiale medico da ultimo nei paesi balcanici, ma la nota più importante e positiva per quanto riguarda l'Italia, il nostro paese, è la consegna di diversi carichi di materiale medico avvenuta settimana scorsa per opera e per iniziativa da una parte della Mezzaluna Rossa, quindi la corrispondente della Croce Rossa italiana turca, e dall'altra parte per opera del Ministero della Difesa su ordine della Presidenza appunto della Repubblica di Turchia. Una Turchia che si sta dimostrando molto attiva, probabilmente si è mossa prima rispetto ad altri paesi, ma una Turchia in cui il problema e il timore, le preoccupazioni di un crollo economico sono molto forti, soprattutto a livello sociale. Molti sono gli artigiani che hanno dovuto chiudere le proprie attività e che sembrano quasi più preoccupati dell'aspetto economico, dei propri debiti, che dell'aspetto sanitario, appunto, che questa crisi sta presentando. Per ora da Ankara è tutto. Il mio augurio è che passiate una buona e serena Pasqua in modalità domestica.